cosa. Pedomite. Gli obiettivi del lavoro sono stati la creazione di un'applicazione portapatte successivamente denominata Mobile Medical Monitoring. Questa applicazione deve utilizzare, oltre che l'accelerometro del telefono, come vedremo successivamente, come fonte di dati il dispositivo Body Gateway, che vedremo successivamente di cosa si tratta. E infine un'analisi dei dati da NPS prima di confermare come è stato effettuato il dato successivo. Vedremo come è stato. Le tecniche per uno oggi sono state utilizzate durante questo ordine di tempo. È stata utilizzata la piattaforma software Android in quanto l'applicazione Mobile Medical Monitoring è sviluppata appunto per questa piattaforma software. Inoltre è stato usato standard portativi Bluetooth in quanto il dispositivo Body Gateway comunica con lo smartphone attraverso questa tecnologia. Che hardware software sono stati utilizzati? Innanzitutto come hardware sono utilizzati il dispositivo Body Gateway sviluppato dal SST Microelectronics e leader nel settore per il centro di ricerca e service for learning data. Inoltre è stato utilizzato uno smartphone Galaxy come telefono per testare effettivamente il funzionamento della nostra. Come software cosa è stato utilizzato? È stato utilizzato qui, che è un ambiente di sviluppo integrato, e l'Android software development kit che fornisce metodi e interfacce utili per la indispensabili per lo sviluppo di applicazioni del software. In questa immagine possiamo vedere il dispositivo Body Gateway. Questo dispositivo ha al suo interno un numero di sensori, tra i quali possiamo elencare un cardiofrequenzimetro, bioimpedenza, accelerometri, e all'interno questo sensore può registrare fino a 60 ore di parametri. Una volta si confine sullo spazio, o sovrascrive, o questi dati verranno scaricati con fuori determinati. Presentazione applicazione. L'applicazione deve soddisfare i seguenti requisiti funzionali. Ovviamente, come detto in precedenza, deve supportare l'integrazione con un dispositivo Body Gateway appena visualizzato. Dobbiamo avere una schermata che ci dia la possibilità di scegliere l'accelerometro. Infatti, in contraparte, utilizzano degli accelerometri per vedere se effettivamente l'utente ha effettuato un passo. E in questo senso, diamo la possibilità all'utente di scegliere di utilizzare l'accelerometro interno al telefono oppure quello presente nel Body Gateway. Integrazione con l'utente e gestione a multiutenza. Infatti l'applicazione Mobile Medical Monitoring supporta la multiutenza grazie a un database interno. Quindi se un utente non possiede un telefono Android, il centro di ricerca potrebbe mettere a disposizione dei dispositivi e darli a più utenti in giornate diverse. Quindi quando un utente inserisce una sola volta i propri dati e alla successiva volta che utilizzerà l'applicazione non dovrà fare altro che andare a selezionare il suo profilo. Ovviamente, come detto precedentemente, l'integrazione del portapacco è uno dei GPS. Quindi cosa è stato fatto? Se quando l'algoritmo portapacco deve essere stato effettuato un passo, va a verificare la velocità dell'antenna GPS. Se questo tipicamente è maggiore di 0, conferma il passo e quindi lo aggiunge ai nostri conteggi. Infine l'utilizzo del creational partner Singleton per il salvataggio di dati consistenti e importanti per la nostra applicazione. Nella fase spesso sono stati osservati il numero di utenti, il peso dell'utente, l'accelerometro utilizzato e la velocità di avanti del GPS. L'interfaccia utente deve soddisfare i seguenti requisiti: possibilità di portare un utente per dispositivo temporaneo assoluto, quindi se il nostro applicazione verrà utilizzata per molto tempo da un solo utente, possiamo impostarlo tranquillamente. Il modo di inserimento dell'utente deve essere completato con l'utente predefinito. Quindi quando il nuovo utente cercherà di inserire i suoi dati, se quell'applicazione esiste da un utente predefinito, vedrà comparire i dati dell'utente. Possibilità di memorizzare un utente.
cultura di essere in un'altra moglie o che sembra essere facilmente possibile, non si deve per errore cercare di eliminare l'utente, quindi è stato implementato un menu apposito per eliminare questi ovviamente ogni sistema visualizzato deve essere salvato, può essere salvato o eliminato all'interno del database dell'applicazione. In questa slide vedremo full screenshot della mia applicazione. Questo qua è la prima attività principale, in cui abbiamo tre tasti, sicuramente selezionare inserire i dati che vedete e far partire contraparte. Inoltre, come potete vedere, c'è il menu che ci permette la gestione degli utenti e di ricercare tutti i valori. Questa attività ci permette, come detto precedentemente, di scegliere l'accelerometro utilizzare. O utilizziamo quello del body gateway o quello del telefono. Per forza dobbiamo scegliere una altrimenti l'applicazione non ci permette di accedere al contraparte. Se scegliamo di utilizzare il body gateway, si viene reindirizzati a delle attività che ci permettono di connettersi al body gateway. Questa delle attività ci permette di cercare all'interno della registratura del pulse.